Mister, meglio nel primo e nel secondo tempo, il VAR, mi sembra? Sì, probabilmente abbiamo non fatto bene gli ultimi 15 minuti, 20 minuti e dobbiamo crescere in quello, migliorare, cercare di essere comunque propositivi fino alla fine della partita, soprattutto quando la partita è in parità, perché c'è sempre la possibilità di vincere, però poi siamo stati anche un pizzico fortunati nell'occasione del palo, però abbiamo avuto le nostre occasioni anche noi, credo che poi alla fine il pareggio possa essere un risultato giusto. Cosa è successo oggi? Perché soprattutto verso la fine della partita, la squadra, quando, soprattutto mi riferisco a quando usciva il pallone, c'era la Ternana che insomma correva per recuperare la palla, battere i pali laterali, invece il Bari sembrava quasi, no, addormentarsi, cercare di addormentare soprattutto il gioco, eppure al netto della classifica il Bari è la squadra che si trova più in alto e la Ternana aveva totalizzato 0 punti. Ma non funziona che chi è più in alto in classifica vince per forza le partite, se no non daremo mai alla Ternana la possibilità di recuperare. Anche se tu capisco bene parli di atteggiamento, ma ci sono dei momenti nella partita dove, ed è successo oggi in maniera molto evidente, dove il Bari ha avuto la supremazia sulla Ternana e dei momenti in cui la Ternana ha avuto la supremazia sul Bari. Allora, nella parte finale della partita ci siamo accorti che probabilmente la Ternana stava meglio di noi sia a livello emotivo che a livello fisico, allora ci siamo preoccupati magari di spezzare un pochino i ritmi. Io credo che sia avvenuto questo. Forse ha sofferto un po' troppo la mobilità dell'attaccante, di Raimondo. Ma no, abbiamo preso due, come sempre succede nel calcio, se non sei quando non sei messo bene. Il pericolo è sempre quando la palla ce l'hai te, difatti noi abbiamo preso soprattutto nella parte finale un paio di ripartenze su azioni non chiuse, su falli tattici non fatti e questi ci hanno messo nelle condizioni magari di rischiare qualcosa, però a volte è proprio la voglia di vincere le partite che ti porta a sbilanciarti, esatto, negli ultimi minuti non lo abbiamo più fatto. Che impressione ha avuto dalla Ternana? L'anno scorso l'ha incontrata nelle ultime giornate, nelle ultime sconfitte, un po' diversa come No, ma squadra. la Ternana mi sembra una squadra di Serie B che in questo momento poteva essere un pochino in difficoltà perché non è facile giocare in casa, soprattutto quando hai pochi punti e quando sembra che. Però il campionato è talmente tanto lungo che fasciarsi e rompersi fasciarsi la testa adesso è come. E prima di essersi rotta. Può succedere che non si parta benissimo, ma ci sono i margini per recuperare, anche se questo è un campionato dove ogni partita è difficilissima, e a volte vinci partite che non meriti di vincere e perdi partite che non meriteresti di perdere. Questo è un Bari completo o sta attendendo qualche cosa nel mercato svincolato? Il mercato è finito, adesso valuteremo se c'è la possibilità, se c'è qualche giocatore interessante, però io credo che la squadra sia completa, ci prendiamo il nostro tempo per valutare questo organico e capire se c'è qualcosa da svincolare. Mister, nel post partita da Parma in poi ha sempre giustificato una sorta di calo di brillantezza offensiva dicendo che eravamo un po' accorti. Poi ovviamente 2 giorni fa nella sua conferenza pre-partita ha detto che in realtà adattando alcuni giocatori non serve necessariamente la punta strutturata. Eppure anche oggi sembrava che nel secondo tempo il Bari mancasse di brillantezza offensiva. Quindi cosa è cambiato in realtà? No, io non è che vengo, cioè non deve passare il messaggio che io vengo qua a giustificarmi, io vengo qua a raccontare quello che ho visto e ad esprimere il mio pensiero. Poi molto spesso il pensiero dell'allenatore è in contrasto con quello di voi che gli fate le domande. Io penso che quando rientrerà Dio saremo al completo. Ci possono stare durante l'arco della stagione degli infortuni o delle squalifiche. Dobbiamo anche mettere nella condizione i giocatori offensivi che sono arrivati di acquisire condizioni, di acquisire nozioni per quello che riguarda la nostra parte tattica. Grazie signori, buon lavoro. Grazie. Grazie a voi.